Allora, Warner Bros. Sta puntando molto sul digitale, ma ha vita difficile, perché questo non è un paese per giovani. Dai dati che ci ha fornito, in realtà addirittura la popolazione italiana compra ancora più DVD che non Blu-ray, nonostante ci sia una tecnologia superiore. Quindi pensiamo un po' a cosa ne capisci del digitale. Qua intervenite voi, cosa si può fare per questo paese di vecchi? Quello che stiamo facendo, nel esatto, senso, siamo qui apposta, abbiamo la soluzione, o comunque grazie a Warner si comincia a pensare a una soluzione, cioè che cosa sanno le persone, cosa sanno i giovani, che cosa gli manca, esatto, e quindi quello che cerchiamo di fare, ripeto, come appassionati di cinema e come persone che guardano, mangiano il cinema tutti i giorni, cerchiamo semplicemente di comunicare perché è meglio fare una cosa piuttosto che un'altra, quindi è meglio usufruire del digital, diciamo, legale piuttosto che il resto. È vero che i dati sono preoccupanti, ma in realtà non sarà nostro conto parlare di dati in questa, sì, in questa, no, sede, certo, cioè, noi siamo comunque fruitori, esatto. E fondamentalmente forse questa è la nostra forza, nel senso che passandoci tutti i giorni ed essendoci passati alla fine nel consumare anche prodotti digitali, secondo me ce l'abbiamo proprio dentro. Sì, è più facile anche parlare con delle persone che non, sì, parlano per dati e per statistiche, ma vivono il cinema come lo può vivere un giovane, e quindi è bello parlare con loro di questa cosa, sì, cioè, avere anche le stesse problematiche, esatto, capito? Esatto, cioè, dove vederlo, scontrarsi con, esatto, lo streaming, esatto, rendersi conto invece che c'è, sì, di meglio in maniera più facile. Sì, è più giusta. Visto che voi siete nati su internet, quindi anche su dispositivi che utilizzano degli schermi più piccolini, però in realtà amate moltissimo il cinema, come tutti gli appassionati, e quindi, come dicono per esempio registi come Tarantino, come Christopher Nolan, in realtà la sala non è destinata a morire. Quindi come può accompagnare il digital, il tempio sacro che comunque rimane la sala? Allora, secondo me, appunto, hai detto una cosa molto giusta, in cui io credo molto, l'esperienza del cinema è unica, quindi non penso che andrà a morire. Però portarsi anche un pezzetto di cinema, capito? A volte si ha difficoltà, per esempio, a stare appresso a tutte quante le uscite che arrivano continuamente. Perciò il digitale, secondo me, il film in digitale in realtà è un supporto per il cinema, perché magari io al cinema vado a vedere un numero più limitato. Poi parliamoci chiaramente, cioè nel senso, nella vita di tutti i giorni noi siamo già abbastanza appassionati, eppure non si riesce a coprire tutto quello che magari si vuole vedere. Quindi alla fine il digitale invece, con la sua qualità, è un supporto per il cinema e non va a togliere niente alla magia del cinema, all'esperienza in sala. Cioè, Scorsese ha scritto una lettera alla figlia in cui affermava che il cinema cambia in continuazione, si evolve. E quindi il cinema come lo faceva lui 30-40 anni fa non esiste più. E questa cosa, secondo me, è importante, detta non da un regista di 25 anni, ma da Scorsese, che di anni c'era un po' di più, di esperienza anche, c'era un po' di più, di consapevolezza anche della sala. E questo però è significativo, perché ti fa capire che il cambiamento non è perdita di qualcosa, ma è evoluzione, e che, come diceva giustamente Violetta, c'è un supporto che il digital dà alla sala e la sala dà al digital. Quindi io non la vedo negativa, e te lo dico anche da aspirante regista, e quindi spererei semplicemente di raccontare le storie giuste nel contesto giusto. Questo secondo me dovrebbe essere il futuro anche della sala e del digital, cioè contestualizzare il tipo di racconto, contestualizzare il tipo di cinema, e come dice Scorsese, non essere negativi e agitati, ansiosi rispetto a questo cambiamento, anzi abbracciarlo, perché è il futuro. Quindi io al cinema. Via al cinema, assolutamente sì. Hai convinto. T'ho convinto, o compri o compra. Grazie ragazzi. Grazie a te. Grazie a te.